Gli alpini potranno votare e sfilare all'Aquila. Il governo accoglie la proposta di Zaia e anticipa le elezioni al 10 maggio. Nasce il comitato per il Ponte Vecchio, monumento nazionale. Tra i suoi sostenitori anche Carlo Cracco e Michi Biasion. L'asfalto è pieno di buchi e troppo pericoloso. L'ANAS abbassa i limiti di velocità sulla Valsugana e scoppia la polemica. Seconda visita nel Bassanese per il candidato PD Alessandra Moretti. Lavoro e autonomia, i temi della sua campagna. I serramentisti dell'Alta Padovana in aiuto ai commercianti vittime di furti offriranno riparazioni a prezzo di costo. Superare le 50.000 presenze è l'obiettivo della Gipsoteca di Possagno, che punta ora al turismo internazionale. Buonasera a tutti voi telespettatori, ben ritrovati al consueto appuntamento con informazione di Bassano TG. Come avete sentito, finalmente gli alpini potranno votare alle prossime elezioni regionali e partecipare alla adunata dell'Aquila. La notizia non è ancora ufficiale, ma la data del voto sarà spostata al 10 maggio per permettere alle penne nere di poter votare. È stata la prima polemica delle elezioni regionali, la data del voto il 17 maggio in contemporanea con la adunata alpina dell'Aquila. Una decisione che aveva fatto gridare allo scandalo perché avrebbe impedito a tutte le penne nere presenti in Abruzzo di esercitare il proprio diritto di voto. Una battaglia, quella dello spostamento della data del voto, subito sposata dal presidente del Veneto Luca Zaia e che ora pare essere giunta ad una felice conclusione. Le prime indiscrezioni in arrivo da Roma parlano di un anticipo del voto al 10 maggio. Lo avrebbe detto anche il presidente del Consiglio Renzi, ma la voce è insistente anche in altri ambienti vicini al Parlamento. La soddisfazione tra le penne nere è tanta. Sì, è una soddisfazione perché così gli alpini, quelli del Veneto, ma anche di altre regioni, voglio ricordare, e anche di altri comuni dove si vota per le amministrative, possono fare il loro dovere civile di elettori quando lo volessero, e dall'altra parte poter andare tranquillamente alla adunata, che per tutti gli alpini, come sappiamo, è praticamente il punto di riferimento ogni anno. E a proposito di elezioni regionali, a due settimane dalla prima visita, il candidato del centro-sinistra Alessandra Moretti è tornata oggi nel Bassanese. Tra le tappe dell'esponente PD anche Tezze sul Brenta, dove l'abbiamo incontrata? Alessandra Moretti torna nel Bassanese e lo fa in una settimana dal clima politico particolarmente acceso. Domani a Roma è in programma la manifestazione organizzata dalla Lega Nord contro il governo Renzi. E sono annunciati anche tanti veneti. Guardi, io credo che non è con le magliette che si risolvono i problemi si risolvono con umiltà, stando vicino alla gente, ascoltando la gente e soprattutto le categorie economiche. Proprio alcune categorie economiche però, come i sindacati, stanno contestando la riforma del lavoro licenziata dal governo, che dicono non aiuterà a rilanciare l'economia ma solo a licenziare più facilmente. I numeri ci dicono invece che la direzione è quella giusta. Già in Veneto dal 1 gennaio 2015 sono 2.000 i posti di lavoro creati. Lavoro ma anche l'autonomia del Veneto, i temi trattati da Alessandra Moretti nel suo lungo viaggio tra i comuni. Il governo Renzi attraverso la riforma della Costituzione sta dando alle regioni la possibilità di avere più prerogative nell'ambito della scuola, del lavoro, delle infrastrutture e del turismo. E sarà possibile anche mantenere più soldi in Veneto? Ma guardi, i veneti non hanno problemi di soldi, nel senso che noi i soldi ce li siamo sempre trovati e le infrastrutture, le opere le abbiamo sempre fatte rimboccandoci le maniche. Non posso evitare una domanda sulla bega interna alla Lega. Guardi, io non vincerò queste elezioni regionali sulle lacerazioni e sulle macerie della Lega. Io sto andando avanti nel mio percorso di ascolto. Nasce il comitato per rendere il Ponte Vecchio un monumento nazionale. Un modo, spiega il portavoce Roberto Astuni, che servirà anche ad aumentare i finanziamenti statali per uno dei simboli della città. Sembra incredibile, ma un monumento importante e noto in tutta Italia come il Ponte Vecchio di Bassano non è un monumento nazionale, un riconoscimento che oggi gioverebbe non poco anche in termini di finanziamenti, visti i tanti problemi che affliggono uno dei simboli della città. A Bassano però c'è chi si sta muovendo per colmare questa lacuna sulla scia di quanto avvenuto a Vicenza, dove in appena un anno di stretto lavoro con l'amministrazione comunale, un comitato di cittadini è riuscito a rendere monumento nazionale la Basilica Palladiana. Sulla scia di quel successo ci si muove ora anche a Bassano del Grappa.
Come ci si muove in questi casi? A chi bisogna rivolgersi e com'è l'iter? Ma l'iter è strettamente politico, cioè l'amministrazione prepara una storia per cui deve essere una provata storicità del ponte anche a livello culturale e soprattutto anche di emozioni, di ricordi eccetera, e la Commissione Cultura alla Camera dei Deputati valuta la proposta. Il voto deve essere unanime, per cui molto spesso succede che qualche intoppo, soprattutto politico, può nascere ed ecco il comitato che serve proprio a questo. Il comitato vanta già due testimonial d'eccezione come il Masterchef vicentino Carlo Cracco e il bicampione del mondo di rally Miki Biesion. C'è anche una pagina Facebook che in poco tempo conta già al suo attivo 8.500 iscritti e 19.000 visitatori. Presto la documentazione sul ponte sarà inviata a Roma. Vicenza sono riusciti a farlo in un anno solo, noi speriamo, e tra l'altro con una legge di un solo articolo, io credo, insomma, Bassano, abbiamo forse una marcia in più dei nostri colleghi vicentini. Il manto stradale della Valsugana è pericoloso e l'ANAS pensa ad una soluzione che sta facendo discutere. Se l'ANAS abbassa ancora i limiti di velocità, tra poco viaggeremo su muli e carretti. Prova a rispondere con una battuta il consigliere regionale Nicola Finco alla decisione dell'ANAS di abbassare a 70 km orari il limite di velocità lungo il tratto veneto della Valsugana, ritenuta strada pericolosa. Sì, è una soluzione grottesca, perché ANAS ha deciso di abbassare i limiti perché non vuole riasfaltare il manto stradale nel tratto veneto della Valsugana. Stiamo parlando di una delle arterie più importanti che ci collegano con Trento, un tratto di strada che, guarda caso, quando passiamo il confine e andiamo in Trentino, sembra un manto vellutato. Finco raccoglie dunque la protesta dei sindaci della zona e la fa propria, rendendola pubblica a Roma. Ho scritto una lettera a tutti i parlamentari vicentini perché sollecitino l'ANAS ad intervenire immediatamente per mettere in sicurezza questa strada. E a Roma l'appello è già stato raccolto dalla senatrice leghista Erika Stefani, che ha predisposto un'interrogazione parlamentare. Solleciteremo il governo, ha dichiarato, affinché l'azienda si faccia immediatamente carico della messa in sicurezza del manto stradale. Il vice sindaco di Bassano Roberto Campagnolo è stato eletto ieri all'unanimità vicepresidente dell'ente di governo del bacino provinciale di Vicenza. Si occuperà di trasporto pubblico locale, sia urbano che extraurbano. Il tema è quello di creare e gestire un servizio che sia sempre più efficiente e che costi il meno possibile. Non è semplice perché i trasferimenti sono sempre minori nel settore dei trasporti. E l'utilizzo nelle città di dimensioni come Bassano, l'utilizzo degli autobus non è sempre così assiduo. I principali problemi da cui ripartire per offrire un servizio soddisfacente all'utenza? Beh, il servizio deve essere un servizio il più capillare possibile, però ci deve essere anche utilizzo, quindi è difficile trovare l'equilibrio tra la frequenza dei passaggi e l'utilizzo. Anche in questo campo ci sono difficoltà economiche? Beh, pensiamo che il Comune di Bassano ha un bilancio di 1.400.000 euro per il trasporto urbano e il 25% di questi arrivano da bigliettazione, tutto il resto sono 25% fondi dell'amministrazione comunale di Bassano e il 50% fondi regionali / provinciali, che ultimamente purtroppo sono assottigliati. Si chiama Jobs Act ed è la legge di riforma del lavoro che nelle intenzioni del governo dovrebbe rilanciare economia ed occupazione. Siamo andati a chiedere l'opinione ai bassanesi. Lei è fiducioso che le politiche del governo rilancino la nostra economia? Ma sti politici non rilancia niente per me. Se è distruttivo quel che si deve fare, perché non ha mai creato un posto di lavoro e incrementare la gente a lavorare. Io penso che qualcosa di nuovo dovrebbe fare questo governo qua. Non sono di questa idea, cioè nel senso che naturalmente penso diversamente della linea politica che ci sono, però con Renzi si può forse avere fiducia, vedremo dopo. Mi sembra che è rimasto tutto come prima. Lei non è ottimista, non ha fiducia? No, di questo governo proprio no, mi dispiace. Le norme devono essere fatte, insomma, e visto che non si può procedere così, dobbiamo fare qualche tentativo per risolvere i problemi. Penso che è giusto così, insomma.
è fiducioso, dice. Onestamente ho dei grandi dubbi. Sinceramente posso dire che il 2015 si è aperto sicuramente con un trend in positivo, ma non credo sia dovuto dallo sforzo del nostro governo. Non credo più a nessuno. E non si fida più. È tempo perso. Ma lei l'ha persa la fiducia o non si era mai interessato? No, mi interessavo, ma adesso ho perso completamente. Guardano solo le loro tasche, non guardano la gente che ha bisogno, che magari ha tanti problemi. Guardi, io posso dirle una cosa sola. Io conosco una persona che gli è morta la mamma, è morto il papà. Ha avuto un tumore e senza lavoro e dorme in macchina a 40 anni. Guardi, gli ho detto tutto. Siamo ora alla cronaca. Attimi di terrore questa mattina a Vicenza all'incrocio tra Corso Palladio e Corso Fogazzaro, dove una moldava di 37 anni ha tentato di rapire due bambini dai loro passeggini. Le urla disperate delle madri hanno attirato l'attenzione della polizia locale, che ha bloccato la 37enne. La donna è stata portata al San Bortolo, dove è ricoverata nel reparto di psichiatria. Spacciava hashish ai giovani del Bassanese, per questo Domenico Pompameo è stato arrestato dai carabinieri di Bassano. L'uomo 50 anni è stato fermato ieri nella sua abitazione a Rossano Veneto. Ed ora torniamo a Bassano, dove dal 2008 l'ufficio anagrafe raccoglie le dichiarazioni di consenso dell'espianto degli organi, ma ancora in pochissimi ne sono al corrente. Per questo il comune ha avviato una particolare campagna di sensibilizzazione. Nel 2014 sono stati 6.600 i cittadini che si sono rivolti all'ufficio anagrafe comunale di Via Verci per richiedere o rinnovare la carta d'identità. In molti però forse non sapevano che nella stessa occasione, con un semplicissimo gesto, avrebbero potuto regalare una speranza a una persona malata, compilando un modulo e dichiarandosi donatori di organi. Una pratica, questa, che a Bassano è possibile già dal 2008, ma che finora non ha raccolto grandi consensi. Noi abbiamo dal 2008 oggi solo 334 dichiarazioni, che sono veramente pochissime, quindi noi puntiamo a moltiplicare questo numero semplicemente con il piccolo gesto, che costa zero, di dire al cittadino che viene a fare la carta d'identità che può fare questa cosa. Quindi moltissimi di noi l'avrebbero già fatto e speriamo che da oggi possano farlo. Nasce da qui dunque la campagna di sensibilizzazione lanciata ora dal comune, che impegnerà, si fa per dire, i dipendenti dell'anagrafe. Quando il cittadino entra in anagrafe per rinnovare la propria carta d'identità, troverà sul bancone un modulo che compila nel momento in cui attende proprio il tempo del rinnovo allo sportello e dichiara: io sono un donatore di organi, in caso di morte sono un donatore. Lo sportello prende questa domanda che viene compilata, lo gira all'ASL regionale, che poi lo rigira l'informazione a livello nazionale sul registro dei donatori degli organi. Quindi con questo piccolo gesto io do questa possibilità in caso di morte di essere un donatore. Ovviamente è sempre possibile compilare il modulo ed esprimere il proprio consenso alla donazione degli organi in qualunque momento, basta recarsi all'anagrafe comunale o agli sportelli dell'ULS. Siamo ora alla cultura. Il Museo Canova presenta le iniziative per il 2015 e punta a battere un nuovo record di visitatori. I più di 50.000 visitatori che l'anno scorso sono arrivati al Museo Canova rappresentano già un successo, ma a Possagno il 2014 è già consegnato agli archivi e quest'anno si punta a fare ancora meglio. L'obiettivo dichiarato è crescere ancora. Il nuovo motto è «Insieme si può», vale a dire, da un lato, rafforzare una strategia di collaborazione con altri musei del territorio, tra i quali, bisogna dire, spicca l'assenza del Museo Civico di Bassano, dall'altro aprirsi sempre di più ad un turismo internazionale che rappresenta la nuova frontiera per superare i traguardi raggiunti fino ad ora. Stiamo lavorando su questo progetto da 3 anni. L'abbiamo portato in America con i Friends of Venice Foundation. C'è stata la prima alleanza con Asolo, che è inevitabile, con Venezia, con i musei civici, con il Museo Correr. Abbiamo concluso una convenzione con l'Accademia, le grandi gallerie dell'Accademia. Una programmazione meticolosa che tiene conto di anniversari importanti come il centenario della Grande Guerra. E questo Canova in guerra viaggerà per il mondo per portare un messaggio importante, perché andrà in Cina, a Xi'an, poi andrà in Normandia e poi andrà in Brasile. E poi la seconda iniziativa importante è quella di venere nelle terre di Canova. Per la prima volta Possagno dialoga con Asolo, con Crespano, mettendo insieme una declinazione per quanto riguarda la bellezza interpretata come Venere. Ed ora ascoltiamo che tempo farà questo fine settimana nel Bassanese con le previsioni del generale Giancarlo Iannicelli.
l'alticiclone delle Azzorre tende a portarsi su di noi, quindi stabilizza il tempo. Tuttavia un sistema perturbato scorre proprio sul bordo dell'anticiclone, interessa soprattutto la nostra montagna e marginalmente, ancora più marginalmente, la pianura, però provoca un po' di nuvolosità. Quindi più in dettaglio prevediamo per il Bassanese e per il Vicentino per domani una nuvolosità inizialmente stratificata, poi delle schiarite, quindi dei rasserenamenti, e ecco che poi verranno sostituite la nuova nuvolosità della sera, che ci accompagnerà anche per domenica mattina, quando ci saranno di nuovo dei rasserenamenti alternati a degli annuvolamenti che però saranno sterili, non daranno nessuna precipitazione. I venti sono deboli, direzione variabile, le temperature sono ancora al di sopra della media, valori minimi 4-5 gradi, valori massimi 10-12 gradi. Aumentano i furti anche in Alta Padovana e per aiutare i commercianti vittime di spaccate si mobilitano i serramentisti. Le spaccate alla farmacia di Abbazia Pisani e alla fioreria di Limena sono solo gli ultimi e più eclatanti casi di una lunga serie, un vero e proprio bollettino di guerra, quello che da mesi sta interessando piccoli e medi esercizi commerciali sempre più di frequente nel mirino dei malviventi. Ladri che nella loro azione criminosa puntano solo ad accaparrarsi il bottino, il più delle volte provocando danni irreparabili a porte e finestre. E così per commercianti e imprenditori al danno della merce rubata si somma quello delle spese salate per il ripristino degli infissi. In loro aiuto arrivano ora i serramentisti del cittadellese che hanno deciso di unirsi in un vero e proprio consorzio e lanciare una proposta ai colleghi vittime di spaccate. Qualsiasi commerciante necessiti di cambiare i serramenti della propria attività in seguito a un furto potrà farlo al prezzo di costo. Un'iniziativa che loro stessi bollano come testimonianza della solidarietà tra imprenditori veneti. Se possiamo fare qualcosa, ha dichiarato Cesare Chiurato, ideatore dell'iniziativa, siamo ben lieti di farlo, perché se tutti continuano a lavorare continuerà ad esserci ancora lavoro per tutti. E proprio di furti e della percezione di insicurezza dei cittadini continua ad occuparsi anche il nostro Sigillo in Aperta di questa settimana con il seguente quesito. Furti in abitazione, furti in aumento, scusatemi, l'amministrazione cosa fa? Come sempre potete farci sapere le vostre opinioni e i numeri che state vedendo in sovraimpressione. E si rinnova domani l'appuntamento su Rete Veneta con Agricoltura Veneta. Sentiamo allora da Angelo Squizzato alcune anticipazioni della prossima puntata. Sì, buonasera a tutti. Nella puntata di Agricoltura Veneta di domani domenica parleremo di radicchi, dei magnifici radicchi veneti IGP, con indicazione geografica protetta, marchio europeo. E perché ne parliamo, Cesare Bellò? Perché si è costituito a livello nazionale, in questo caso, l'interprofessione sui radicchi. Il Comitato Radicchio la settimana scorsa si è costituito a Roma. Cosa vuol dire? L'intera filiera del radicchio che opera insieme per sviluppare il consumo di queste produzioni. Per voi produttori cosa vuol dire questo? Per noi sicuramente è una marcia in più e una garanzia in più. Gli altri argomenti che tratteremo, parleremo delle cooperative agricole alimentari, una forza dell'agricoltura veneta, poi dei ladri di miele, del turismo, del vino e dell'Italia che perde il primo posto nelle esportazioni di vino. Appuntamento a domani e domenica con Agricoltura Veneta. L'allarme degli 007 sul rischio attacchi dell'ISIS in Italia e la manifestazione di Salvini domani a Roma, tra i temi in discussione questa sera a Focus. A partire dalle 21.05 in studio con il nostro direttore Luigi Baccialli ci saranno Leonardo Muraro, Pietrangelo Pettenò, Emanuele Prataviera, Lorena Andretta, Luca De Marco, Davide Scano e Sante Carraro. E come al solito anche voi telespettatori potete partecipare da casa inviando i vostri sms. Ed ora vi lascio al ricordo dei caduti che riposano al Tempio Ossario e a tal proposito chi ha amici, parenti o conosciuti che riposano al Tempio Ossario, contatti la nostra redazione al numero che state vedendo in sovraimpressione, lo 0424504703, oppure scriva una mail a grandeguerra@reteveneta.it. E ora vi lascio appunto al ricordo dei caduti. Grazie per essere stati in nostra compagnia, vi auguro una buona continuazione di serata. Arrivederci. Milla Antonio, Milani Francesco, Milesi Bartolo, Millone Francesco, Milone Gennaro, Minarelli Luigi, Mincari Ambrogio, Minelli Paolo, Mingardi Antonio, Minghetti Giuseppe, Mini Andrea, Miniati Alfredo, Minotto Giovanni,